Di Enturista Magazine abbiamo intercettato dopo il Mirko Mioto, da un Mirko passiamo a un altro Mirko, questa volta il Boccia, e quindi eccolo qua, Mirchetto come ormai ti abbiamo ribattezzato, e questo vezzeggiativo te lo porterai dietro. Allora, oggi 54esimo alla fine dello stage numero 8, ragazzi, meglio di così. Se te l'avessero detto prima forse non ci avresti scommesso. Com'è andata, dai? Oggi bene, diciamo che sto cominciando un po' a ingranare, ho fatto anche meno errori di navigazione. Bada quel che dici, perché c'è Andrea Fesani che ci sta ascoltando. Ciao Andrea! E niente, potevo aver fatto anche qualcosina meglio, ma ho avuto dei problemi con i serbatoi dietro che non travasavano davanti, quindi sono rimasto fermo. Ma c'era la benzina o c'era il prosecco, no? Perché questo ormai è diventato un live. C'era il prosecco, invece di soffiare succhiavo. Succhiavo, no, ovviamente è una battuta, ci mancherebbe. Niente, comunque oggi contento, mi sentivo anche bene fisicamente, le dune comunque erano meglio rispetto agli altri giorni, perché riuscivi a guidarla, a star sopra e sono divertito. Sì, però fratello, occhio alla penna, perché domani guarda che mi hanno detto che è una tappa molto pericolosa, veloce. Oggi mi avevano detto che era dura, però... Però domani sembra, domani e dopodomani addirittura, l'ultima tappa, l'ultimo stage, hanno fatto proprio le cose in grande, i galletti d'Oltralpe, confezionando due speciali belle toste, mi hanno detto, stiamoci all'occhio. Allora... Ormai siamo arrivati fin qui, cosa facciamo? Dai. No, la portiamo alla fine, bisogna. Per forza, dai. Per l'Enduro Magazine bisogna, questo è assolutamente altro. E per tutti gli amici appassionati che ci seguono, che saluto tutti quanti, che devono continuare a seguirci ovviamente, sì. Anzi, da casa fate tutti così, prendete un bel bicchiere di prosecco e brindate alla salute cin di Mirchetto, viva. Il Boccia che deve arrivare in fondo, eh? Esatto, evviva. Forza Mirko, viva la Dakar e viva Enduro Magazine. Grazie mille a tutti, ciao.